Salve, benvenuti nel mio nuovo interattivo, questo è il mio canale, io sono Zaira. Allora, oggi voglio fare per voi un interattivo, un classicone, anche questo, che però, insomma, voi richiedete, io vi accontento. L'interattivo è il seguente: è innamorato di me la persona che ho nel cuore? Quindi ci interroghiamo se appunto la persona che abbiamo nel nostro cuore, di cui siamo innamorate, vogliamo sapere se anche lui è innamorato di noi. Le varianti sono due. Abbiamo la variante numero 1, il cuore rosso, la variante numero 2, il cuore verde, i Rider White e i tarocchi classici antichi. Ho preparato qui alcune carte degli oracoli, vedete, ho preso tre carte degli oracoli, angeli del cuore, gli oracoli rispondono e gli angeli rispondono per avere poi alla fine un approfondimento, insomma un consiglio, un qualcosa che ci vuole dire l'universo. Allora, mentre voi scegliete le varianti, io vi voglio dire, liberate la mente, concentratevi su questa persona. Ovviamente sono interattivi, non sostituiscono una stesura personalizzata, quindi dovete prendervi quello che vi arriva, un consiglio, un segnale, un qualcosa di, che insomma vi riconoscete, però non dovete assolutamente pensare che tutto quello che viene fuori da questo responso sia appartiene solo a voi, ecco, appartenga a voi, perché appunto le energie sono tante. Se invece poi volete appunto un approfondimento che vi possa essere più appunto più vostro, dovete fare una stesura appunto personalizzata. Allora, bando alle ciance, arriviamo subito, andiamo alla prima variante. Ecco, cuore rosso, mettiamo qua. Allora, mentre io mischio i miei tarocchi, ovviamente dopo aver fatto queste premesse, e vi voglio appunto ricordare che gli interattivi sono sempre validi in qualsiasi momento li guardate. Ringrazio tutti per il seguito, per la community, mi fa sempre piacere che voi mi fate sapere le vostre storie, sono veramente felice del rapporto che appunto abbiamo, perché voglio comunque essere attiva al 100% verso chi mi segue. Allora, concentriamoci sulla domanda. È innamorato di me la persona che ho nel cuore? Allora, coloro che hanno scelto il cuore rosso, prima variante, è innamorata di loro? La persona che hanno nel cuore, che ha scelto la prima variante, il cuore rosso. È innamorata di me la persona che ho nel cuore? Ripetete voi insieme a me la domanda come un mantra. È innamorata di me la persona che ho nel cuore? Vediamo che ci dicono i tarocchi. Qui abbiamo intanto un bel 10 di denari che ci parla comunque. È favorevole alla prosperità, ci parla di famiglia. È favorevole all'unione. Allora, come prima carta abbiamo il 5 di spade, il mago, il fante di coppe, abbiamo il 6 di bastoni, la regina di spade, il papa. Vediamo di farci entrare l'ultima carta. E il mondo. Ripeto, come fondo mazzo abbiamo il 10 di denari. Allora, andiamo a vedere anche la carta degli oracoli che ci dicono. Allora, comunica in modo chiaro, vedete, aspettate, ve la faccio vedere, ecco, comunica in modo chiaro. Poi abbiamo perdona e impara. E poi abbiamo pronti. Allora, andiamo a vedere che cosa ci risponde questa variante. Allora, è innamorato di me la persona che ho nel cuore?
Allora, è indubbio che questa persona vi ha creato abbastanza conflitti, perché qua questa è una carta infelice per voi. Abbiamo il 5 di spade che appunto ci parla di conflitti molto forti che avete avuto con questa persona, che vi ha veramente fatto soffrire abbastanza. Vi ha creato appunto infelicità, ansia, proprio vi ha distrutto. Ecco, diciamoci la verità. Lui mi viene fuori qui come il mago, vedete? Quindi qua parliamo di una persona che, per quanto abbia comunque uno spirito di iniziativa verso di voi, perché comunque il mago, a parte il fatto di potrebbe essere una persona furba e un po' manipolatrice, però parla anche di un uomo, di un uomo importante che incontriamo nella nostra vita. E comunque in verità, diciamo che con il mago, vicino il fante di coppe, ci convalida più questa appunto tesi, non quella del manipolatore, dell'affabulatore, ma bensì della persona importante che abbiamo incontrato nella nostra vita. Allora, lui, l'amore che porta per voi, vedete, c'è un amore, perché qui parliamo comunque di un fante di coppe, però è un amore iniziale. O potrebbe essere la prima volta che si innamora, o potrebbe essere un amore immaturo, o potrebbe essere un amore ancora non esploso come dovrebbe essere, o potrebbe anche essere un amore tormentato. Allora, se questa persona non state insieme in questo momento, il ritorno ci sarà, perché con il 6 i bastoni abbiamo lui che si mette a cavallo e viene verso di voi. Viene verso di voi che avete l'energia della regina di spade, quindi una donna che lotta, una donna che lo ha messo un po' con le spalle al muro in qualche modo e gli ha detto cerca di cambiare, cerca di darmi appunto, probabilmente voi avete capito che l'amore di questa persona è un po', diciamo così, iniziale, non è proprio l'amore che appunto stiamo parlando di una regina e parliamo di un fante, quindi una persona comunque sottoposta, inferiore a voi, no? Come anche se comunque lui, ripeto, appare, è un mago, è comunque una persona, diciamo, è importante come persona, vi protegge pure, vi vuole bene, affetto e protezione, però lui nei sentimenti, noi parliamo di sentimenti, viene un'energia un po' infantile. Però l'amore per voi ce l'ha, ce l'ha, e anche con la carta del mondo comunque ci convalida che lui comunque è una persona che comunque insomma vi dà protezione, c'è una riuscita, c'è una ricompensa, una sorta di amore c'è. Allora, la carta perdona l'impara, sicuramente vuole dirci che questa persona, forse in passato, perché qui vi ricordate, no? Il 5 di spade, quindi in passato vi ha fatto soffrire e dovete perdonarlo. La carta vi dice: lascia andare e risani il passato, altrimenti non puoi sperimentare l'amore nel presente. Vi voglio ricordare anche che il 10 di denari come energia del fondo mazza è una carta anche positiva per quanto riguarda comunque i legami, la famiglia, insomma l'unione. Dovete con lui comunicare in modo chiaro, o lui dovrà comunicare con voi in modo chiaro, perché per essere pronti per affrontare eventualmente le cose nuove, perché ci saranno delle cose nuove da dare e da ricevere dal profondo del cuore. Quindi ci sarà una nuova, come dire, una nuova linfa in questa unione, in questo rapporto, che appunto porterà le relazioni più profonde e intime. Quindi ci sono degli amori o comunque delle amicizie che si trasformano in amore e legami armoniosi. Quindi diciamo che lui inizialmente parte così, ma poi riuscirà comunque con la carta del mondo e con la carta degli oracoli pronti a darvi sicuramente di più. Quindi alla domanda, innamorato di me? Sì. È innamorato di voi, la persona che avete nel cuore è innamorato e probabilmente
la cosa si accentuerà ancora di più se riuscite a perdonare quello che vi ha fatto in passato e soprattutto se comunicate in modo chiaro e quindi insomma c'è una comprensione reciproca. Allora, questa era la prima variante, il cuore rosso. Se vi è piaciuto, mettetemi un like. Se vi siete riscontrati e non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, che me ne sarò grata. Andiamo alla seconda variante, il cuore verde, che metteremo qua. Allora, le carte degli oracoli le mettiamo qua, le vedremo dopo. Io intanto mischio i miei tarocchi classici, do il benvenuto a coloro che hanno scelto la seconda variante del cuore verde. Voglio appunto ricordarvi che gli interattivi sono sempre validi, in qualsiasi momento li vedete. Voglio anche sensibilizzarvi sul fatto che gli interattivi non sostituiscono una stesura personalizzata, quindi prendete con leggerezza i responsi perché non possono risuonare su tutti, prendete solo ciò che vi appartiene, lasciate stare ciò che non vi appartiene. Sgombrate la mente, pensate alla persona che avete nel cuore e ripetete come un mantra la domanda: è innamorato di me la persona che ho nel cuore? Quindi a coloro che hanno scelto la seconda variante, cuore verde, è innamorata di loro la persona che hanno nel cuore che ha scelto la seconda variante, cuore verde? Qui abbiamo come fondo mazzo la carta dell'isolamento, quindi qua ci sono delle incertezze in questa stesa, c'è appunto un invito ad uscire dalle difficoltà. Qui abbiamo subito il 4 di denari, fante di coppe anche per questa stesa, poi abbiamo il 6 di, il 6 di denari, qua tutte carte di denari, 10 di denari. Abbiamo il 9 di bastoni, abbiamo anche il 6 di bastoni ancora e il 10 di bastoni. Allora, vediamo intanto anche che cosa ci dicono gli oracoli che abbiamo scelto. Chiedi aiuto agli altri, viene fuori. Fai uno sforzo. E l'energia yin, l'energia appunto l'energia femminile. Ok. Allora, qui vi dicevo, come energia, diciamo, del fondo mazzo abbiamo questa carta di isolamento, di contrasti familiari, comunque c'è solitudine, incertezza, pericolo, insomma, non si sta bene, non si sta bene, perché? Perché comunque ci sono stati appunto dei cambiamenti che anche degli amori incerti divisi con altri, quindi voi avete avuto oppure delle opposizioni, insomma, un equilibrio, ostacoli, ecco, proprio sintetizziamo con dei vari ostacoli che ci sono stati in questo rapporto. E, diciamo che con il 6 di denari c'è anche una sorta di instabilità economica e anche, diciamo, come se una passione poi si trasforma in gelosia. Cioè io qua vedo che comunque ci saranno state fra voi e la persona di cui chiedete delle incomprensioni dovute forse a dei tradimenti o comunque a dei presunti tali, nel senso che voi avete avuto comunque l'idea di intrighi, di qualcosa che non vi ha diciamo tanto convinto su questa persona nei vostri riguardi, per cui ci sono stati questi insomma ci sono stati questi problemi, questa solitudine, questa incertezza, che però comunque io vedo che si sono insomma comunque la cosa è riuscita a migliorare, cioè poi alla fine c'è stata una sorta di stabilità di beneficio, perché il 4 di denari comunque ci parla di stabilità, ci parla di realizzazione di ciò che si desidera. Anche
il 10 di denari, comunque una carta positiva, anche se qui diciamo c'è molto materialismo, c'è molto lo stare bene, però anche i sentimenti, voglio dire, anche le passioni, perché comunque i bastoni sono passioni, quindi comunque se andiamo, ecco, all'innamoramento, qui parliamo di un innamorato, di un fante di coppe, anche in questa stesa. Quindi parliamo sì di un amore leale, di un amore, indica comunque che una persona vi ama, però potrebbe essere un amore immaturo oppure un amore di una persona più giovane di voi e quindi ancora non proprio, come dire, sviluppata in maniera da poter avere ciò che chiedete voi, cioè una stabilità, perché voi comunque chiedete una stabilità, una prosperità, la famiglia, la casa. Allora, quindi qua la carta degli angeli vi dicono chiedi aiuto, quindi voi dovete evidentemente parlare con questa persona, dovete fare uno sforzo perché comunque questa persona è la persona del vostro, è il vostro grande amore, perché qua dice per il grande amore vale la pena di compiere dei passi che ci vengono indicati. Quindi voi dovete un attimino parlare con questa persona che tutto sommato magari avrà avuto dei comportamenti un po' immaturi nei vostri riguardi, magari ci sarà stata qualche situazione che a voi vi ha fatto pensare che lui avesse rapporti con altre donne o comunque insomma delle difficoltà, degli ostacoli fra voi due ci sono state. Però tutto sommato la carta del Yin, degli oracoli, che appunto ci parlano di lasciare che qualcun altro faccia la prima mossa. Quindi voi evidentemente dovete lasciare un po' prendere le redini in mano di questa situazione alla persona di vostro interesse e solo così i vostri desideri si avverano. Quindi è come se queste carte vi volessero suggerire di comunque far sì che questa persona prenda iniziative, perché comunque lui un amore per voi ce l'ha, però evidentemente deve ancora arrivare a uno step successivo e appunto gli oracoli vi dicono di chiedere aiuto, cioè cercare l'aiuto, la collaborazione di questa persona, fare uno sforzo perché ne vale la pena, però lasciare che sia lui a prendere l'iniziativa, perché comunque la stabilità c'è, è prevista e comunque tutto sommato questa persona per voi un amore ce l'ha. Quindi è innamorata la persona che ho nel cuore? Sì, è innamorata, anche se comunque questo amore ancora deve avere il suo, come dire, il massimo sviluppo. È un amore o iniziale, è un amore ancora forse immaturo o forse vi conoscete da poco. E quindi ancora non si è completamente palesato, però se dobbiamo attenerci alla risposta è innamorato di me la persona che ho nel cuore, la risposta è sì. Quindi anche questa variante è andata diciamo bene, quindi se vi è piaciuta appunto la variante mettetemi un like, se vi siete riscontrati con appunto la spiegazione di queste varianti e vi siete così ritrovati in queste varianti e vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale perché come vi dico sempre il canale ha bisogno di voi per crescere. Anzi, colgo l'occasione per ringraziarvi veramente tutti che siete stati veramente stupendi sotto tutti i punti di vista perché veramente mi state sostenendo tantissimo. Vi sono grata, il canale sta crescendo e adesso il nostro prossimo obiettivo saranno i 2000. Oh, un sogno, ma io sono sicura che voi mi aiuterete a realizzare questo sogno. Allora, io vi ringrazio di essere stati qui con me, spero che il video vi sia piaciuto. E fatemi sapere nella community e vi mando un abbraccio forte e un bacione. Ciao, al prossimo interattivo. Ciao.